Iniziamo con i criteri con i quali lei ha deciso di scegliere quelli che sono i componenti attuali della giunta, a che cosa ha fatto riferimento nello scegliere appunto queste persone di fiducia che lo accompagneranno nel mandato dei 5 anni. Sì, l'elemento principale di cui ho tenuto conto è sicuramente la competenza. Tutti gli assessori sono persone che nella loro vita e professionale o anche in passato nell'amministrazione pubblica si sono già occupati della materia a cui sono stati delegati, cui hanno ricevuto l'assessorato. E quindi quello è stato veramente l'elemento fondamentale. Sono convinto che per seguire un certo aspetto all'interno del comune comunque bisogna assolutamente averne contezza, essere bene a conoscenza di tutti gli aspetti. Quindi Vivetta Santolini è l'assessore al bilancio, ha lavorato 40 anni nella ragioneria del comune, come capo ragioneria del comune, e ha già fatto l'assessore al bilancio nella precedente giunta Santini. Claudio Orlandi ugualmente è già stato assessore ai lavori pubblici e comunque anche nella vita ha quelle competenze. Ugualmente Serena Stefani, che è vice sindaco, ma che anche ha la delega all'agricoltura, a tutto quello che riguarda il mondo del legame proprio con il mondo agricolo, ha un'azienda agricola e quindi che è la persona sicuramente più indicata a conoscere le loro problematiche. E l'ultima, Sonia Amadori, che è al sociale, è comunque una persona che già in passato ha svolto, oltre ad essere stata anche vice sindaco di Prato Vecchio, ma ha svolto più volte il ruolo di assessore al sociale e conosce benissimo tutte le procedure, tutte quelle che sono le problematiche legate al mondo del sociale. Quindi questo è sicuramente il motivo per cui ho composto la giunta in questo modo. Ok, per le altre persone che faranno comunque parte del consiglio e diventeranno assessori, è stato usato un criterio elettivo, quindi sulla base dei voti che hanno preso nella lista? No, 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 avevamo detto fin dall'inizio che noi in realtà le competenze ce le avevamo già attribuite proprio in base a un criterio di merito professionale, diciamo così, di conoscenze personali e competenze personali ce le avevamo già dati prima dell'elezione. E anzi, avevamo stabilito che comunque fossero andate le elezioni, le competenze sarebbero rimaste in testa a quella persona, anche non solo come consigliere, ma anche come responsabili di gruppi di lavoro che vogliamo affiancare proprio al lavoro dei consiglieri. Quindi per esempio Serena Cocchetti, che nella vita si occupa di gestione del personale, ha la delega alle risorse umane. Questo è uno degli esempi che conferma come siamo andati dietro proprio a certi aspetti di competenza o di esperienze anche maturate precedentemente. Francesco Trenti, che viene molto anche dalla vita associazionistica sportiva, per esempio, ha la delega a tutte le associazioni, insieme a Eva Basani, che anche lei fa parte dell'associazionismo. Quindi il criterio è sempre lo stesso, metterci persone che effettivamente conoscono la materia della quale si vanno ad occupare. E quali sono gli obiettivi, le priorità che vi siete dati, a breve termine, magari anche a lungo termine? Ma allora, le priorità sicuramente sono quelle, intanto di rimettere a posto veramente tutti quelli che sono le proprietà comunali e metterle veramente al meglio della loro potenzialità. Quindi stiamo svolgendo in questo primo anno, probabilmente ci sarà più una fase progettuale in questo senso, cercare di capire quali sono tutti gli interventi che dobbiamo fare sui tanti edifici dei due ex comuni, Estia e Prato Vecchio, per poi ottimizzarli e dargli una destinazione che sia il più possibile ottimale veramente. Dall'altro lato invece è molto più urgente, c'è da affrontare la stagione estiva e quindi tutto quello che attiene lo sviluppo del turismo anche nell'immediato, quindi far fronte anche nell'immediato a una riqualificazione dei nostri luoghi, dei nostri bellissimi paesi, per cercare di offrire ai turisti quella che è già una situazione di eccellenza, ma che può essere sicuramente migliorata. In questo senso ci siamo dati anche delle priorità molto più spicciole e immediate, che sono l'ulteriore sistemazione del Parco del Cantadarana a Stia, per esempio, piuttosto che della sistemazione di alcune aree giochi che sono soprattutto sul territorio di Prato Vecchio e che quindi destinate anche ad accogliere famiglie, non solo i turisti, ma anche di residenti. Stiamo cercando di ampliare la presenza del wifi in tutte le frazioni, anche così da permettere anche ai turisti di potersi collegare anche in wifi gratuito
dalle varie frazioni che sono tante presenti sul territorio. Quindi stiamo sicuramente cercando di andare nella direzione di offrire ai turisti un pacchetto di servizi anche verso il turista singolo che possa essere effettivamente attrattivo. Oltre ovviamente dal punto di vista del turismo l'elemento principale è quello di fare rete e quindi stiamo già cominciando a interloquire proprio con i vari portatori di interesse, agriturismo, ristoratori, albergatori, associazioni che fanno eventi per cercare di creare una rete il più possibile coesa tra questi soggetti. E far sì quindi che l'offerta turistica verso l'esterno sia sempre più attrattiva e più conveniente, soprattutto per far rimanere maggiormente le persone sul territorio, perché noi fino adesso abbiamo un turismo che è un po' mordi e fuggi, e l'obiettivo che ci poniamo è sicuramente quello di renderlo un po' più perdurante, ecco, diciamo così, sul nostro territorio. Vorremmo che rimanessero più giorni perché abbiamo tante cose a far vedere e vogliamo veramente dargli l'occasione di scoprirle tutte. Certo, una promessa che si sente di fare a tutti quelli che l'hanno votata, eletta, che credono appunto in questa giunta. Ma la promessa ha due forze, nel senso che sicuramente la prima è quella di amministrare questo nuovo comune pensando veramente a mettere insieme tutte le risorse di entrambi i paesi, risorse non soltanto quelle economiche che ci arriveranno anche in misura un po' maggiore, come sappiamo, ma soprattutto le risorse in termini di servizi, in termini di associazioni, in termini di persone, cercare veramente non solo a livello comunale ma anche a livello di paese proprio di procedere veramente verso la creazione di una comunità unica. E l'altra invece è molto più orientata ai giovani e anche a tutti coloro che stanno cercando lavoro per rimanere qui sul territorio, sia Prato Vecchio che in Casentino. La volontà è veramente quella di fare di tutto per cercare di creare nuove occasioni di restare sul territorio facendo imprenditoria, scoprendo nuove professionalità. Noi vorremmo fare tanti eventi in cui si accompagnano veramente i giovani, anche le donne, a scoprire quali sono le possibilità di impiego, semmai diverse rispetto a quelle tradizionali, che il nostro territorio può offrire. In questo senso stiamo già valutando alcune prime occasioni, sia convegnistiche che di manifestazioni, speriamo già entro la fine dell'estate, in cui cercheremo proprio di fare questo, di avvicinare i giovani al lavoro attraverso anche le esperienze di professionisti già affermati che vengano a raccontarci quali sono effettivamente gli sbocchi possibili sul mercato del lavoro, ma anche cosa si può effettivamente impiantare sul territorio e quali competenze effettivamente oggi ci possono permettere di lavorare a Stia Prato Vecchio o comunque in Casentino, impedendo così quella fuoriuscita di giovani purtroppo che negli ultimi anni ci ha riguardato e che ci porta poi a perdere le energie migliori che abbiamo invece sul nostro territorio. Perfetto, in bocca al lupo. Certo.